in the Van Gogh Museum in Amsterdam and we're looking at The Potato Eaters. This is the first really ambitious painting that Van Gogh made. And it's so different than what we normally expect of Van Gogh where we expect a landscape. Here we have a figure painting, and we also expect brighter colors and here we have a painting that's intentionally dark. Look at Allora, stiamo guardando uh, il mangiatori di patate del 1885 di Vincent van Gogh, custodito oggi al museo Van Gogh di Amsterdam, come appunto vedete dal video della Khan Academy che stiamo commentando. E mh, il primo punto importante che vi metto in evidenza uh, è un Van Gogh che può apparire inaspettato, uh, anziché i paesaggi luminosissimi e colorati che vedremo, no? ricchissimi di colore acceso che vedremo nella seconda parte del, del suo percorso, ma vedete pochissimi. Anni di distanza uno dall'altro, guardate i due dipinti: 85 e 89. Eh, la prima opera compiuta importante che Van Gogh ha realizzato anche di dimensioni relativamente eh, grandi eh, per un pittore dilettante quale lui era, perché era ancora veramente alle prime armi, è questo I mangiatori di patate. È ancora in Olanda e come vedete, i colori che impiega sono ancora quelli della tradizione, tra l'altro, legati al mondo contadino. Soltanto dopo il passaggio a Parigi, vedrete la sua tavolozza. Si rischiererà, a questo lo vedremo poi. Vedete qui adesso ci parleranno della tonalità molto stretta, the narrow tonal range. Ho no? pochissimi toni di colore mh, che vogliono, ehm, che giocano no? per mettere in scena questo quest ambiente. narrow the tonal range you've cool green blues. And then only the palest light coming from that lantern warming the faces of these peasants. This is 1885. It's more than a decade after the first impressionist exhibition. So brilliant colors are nothing new. That's true, but he's really hooked into instead a tradition of peasant painting. Eh, in realtà Van Gogh scrive mentre sta lavorando a questo dipinto: scrive suo fratello Teo dicendogli: Sì, so che esistono gli impressionisti, ma non ne so molto. Quindi, in realtà, non era ancora davvero minimamente entrato in contatto con le scoperte della pittura in plenaria, della luce, dei colori cosa che invece farà in seguito. Eh, in questo video non si parla della composizione in sé, verranno messi in evidenza altri elementi, e io già che ci sono ne approfitto per uh, invece per commentarveli. Vorrei farvi notare in particolare questa sorta di circolarità dei personaggi che siedono intorno a questo tavolo, messo secondo una prospettiva sbilenca, un po' accidentale, vedete che c'è lo spigolo... Uh, ve lo mostro qui, uh, uno spigolo messo leggermente di sbieco, ma questa circolarità dei personaggi, un personaggio che ci volta le spalle e eh, quindi no, non ci accoglie no, dentro questo cerchio perché il cerchio è chiuso, um, ma è come, a me dà quasi la sensazione che questi eh, personaggi seguono un ciclo di vita che è il ciclo della natura, si svegliano molto presto la mattina, fuori c'è buio, lavorano da terra. E si ritrovano la sera per mangiare al buio, tutto intorno a questo tavolo eh, i frutti di quello che hanno coltivato. Eh, vi vorrei fare notare questi tratti che sono quasi caricaturali, no? guardate, queste volti quasi maschere, macabre eh, e questi occhi sgranati e persi, ma nessuno sembra comunicare. Eh, il, nessuno degli, degli, degli occhi no? degli sguardi si incrocia. Eh, questo guarda in questa direzione, ma la donna guarda verso il basso mentre sta versando il caffè questa ragazza ci volta le spalle, un, un volto da, con un'anatomia un decisamente non, non accademico, ecco. l'unica donna un pochino più aggraziata che guarda in fuori ma guarda un fuori e di lato, nemmeno verso di noi quest'altro con lo sguardo fisso nel vuoto, quindi davvero un pochino alienante come visione, ma andiamo avanti. we might think about earlier dutch artists like israels or french peasant painters like millet. and there's clearly a self-conscious linking of the browns and the darkness to the subject to the very meager life of these people that is so closely bound to the earth. So Quindi eh, questa scelta di questi colori così terrosi, così bassi, questi verdi, questi eh, azzurri, grigi e questi marroni hanno a che fare con l'essere lega, legati fortemente a questo mondo eh, meagra, ci dicono no, loro, questo, mi, questa miseria umana, questa semplicità che però anche confina davvero con la miseria. Eh, però eh, ci dicono è strettamente ehm, le, legata alla Terra, ma c'è anche no, un senso. Sono, They're serving potatoes. This is all they have to eat. But it's also importantly a bounty that they've grown themselves, presumably. Ecco quello che vi anticipavo prima, una sorta di ricompensa della terra. Loro stessi hanno coltivato la terra, hanno coltivato queste patate, si svegliano presto la mattina per seminare eh, le patate e passa il tempo, la stagione, le curano e poi possono raccoglierle e possono nutrirsene. Però capite che è una sorta di ciclo senza speranza, senza soluzione di continuità, un po' come questa circolarità dei personaggi. Nel frattempo guardate la drammaticità di queste mani totalmente diversi, un po' dal punto di vista anatomico, ma anche come stile pittorico, vedete com'è diverso da quello che si faceva in contemporanea e che veniva considerata pittura accademica, corretta, come dire. That there is this very close relationship between their labor and their food. The space is rather indeterminate. The space behind the figures don't completely make sense. There's a sense of the perspective not being quite right. There's a sense of the anatomy being not quite right. Almost caricature. Yeah, where shoulders don't seem correctly attached to torsos and things like that. Clearly, the artist is struggling with anatomy. If you look, for instance, at the hand of the man who holds the cup, there is a really problematic relationship between the cup and the hand. It's not sitting in the palm. And so Van Gogh really looks like someone who doesn't know how to paint here and in fact this is still very early in his career and he is struggling with things like perspective and foreshortening in the human body. Allora, quindi questo effettivamente si rivela per quello che è, cioè un quadro della prima Fase dell'operato dell'artista, quando ancora Van Gogh sta combattendo, struggling, sta combattendo con la prospettiva, il senso dello spazio, l'anatomia, ci cioè facevano notare queste spalle, eh, no? queste braccia. Uh, che sembrano non essere attaccate correttamente al torso, eh, questa mano che non, non risulta corretta, ma la stessa cosa si può dire appunto per le mani che osservavamo prima. E um, questa sorta di uh, lotta con lo scorcio prospettico, no, del foreshortening, eh, il senso della spazialità, il senso della prospettiva, l'anatomia, quelli che erano assolutamente i canni eh, da cui partire per qualunque pittore. Be primary for him here is to create this authentic relationship between the rough application of paint and the rough qualities of his subject. It's a kind of sincerity and a sincerity about the lives of the peasants, but also a sincerity to himself. Quindi forse ci stanno dicendo questi due storici dell'arte che commentano il dipinto: eh, sì, da un lato c'è una sorta di sofferenza pittorica, una sorta di tentativo uh, no, di grande fatica per mettere insieme i pezzi, dall'altro c'è anche una volontà di essere profondamente aderenti alla, alla semplicità, alla sincerità di questi contadini che non, non sono imbellettati no, e che vengono presentati assolutamente nella loro vita eh, reale. And remember, he's coming from a religious place in a way. His father was a parson. He himself had studied to be a minister, although had failed at that. And there's something for him about this life of a peasant that is not just authentic and tied to the land, but somehow more truthful, more it's more spiritually truthful. And more connected to something deeper about the human condition that related to religious ideas for him. Quindi, eh, come dicevamo, no? una sorta di tentativo di ritrovare un senso religioso, mistico, profondo nella vita così semplice di questi contadini. Eh, in fondo, loro ci fanno notare appunto no? la, la, la figura del padre che era un pastore protestante, lo stesso tentativo di Van Gogh a un certo punto di seguire le, le, le impronte del padre. Sappiamo che aveva appunto studiato anche lui per diventare a sua volta un ministro della religione, quindi un pastore, eh, e quindi una sorta di senso religioso, di ritrovare questa purezza divina nella vita degli umili. In fact, he says in one of his letters, I'm ploughing on my canvases as they do in their fields. Eh, quindi que questa sorta di stratificazione di pennellate quasi a zappare, a lavorare sul dipinto allo stesso modo, no? lavorare con la terra, la, la fatica, l'umiltà, il tempo, il far fiorire no? per raccogliere i frutti allo stesso modo con la pittura e con la terra. Is this way in which he's willing himself into what he sees as the simpler and more spiritually authentic world? Clearly, his ambition at this moment is to be a peasant painter, and not only to be a peasant painter, but to be a peasant. An idea that certainly horrified his family. Allora, qui c'è un passaggio interessante, cioè quindi non è semplicemente che Van Gogh volesse provare ad essere un pittore di contadini, ma quasi voleva essere come loro, ritrovare no, questa vita semplice e umile, che era quella dei, degli eletti dal suo punto di vista, perché quelli più in contatto con la natura e quindi con il divino. E questo ovviamente qui ci dicono eh, faceva orrore alla sua famiglia, perché ricordiamoci che Van Gogh aveva un'origine tutto sommato di medio, media borghesia, medio alta borghesia. Yeah, you raise a son to be a kind of respectable middle class, upper middle class person who, in fact, should aspire higher class wise. And here was Van Gogh coming and aspiring downward. I think that the myths that have grown up around Van Gogh, that he was poor, overshadows the fact that he comes out of a much more prosperous background. In fact, his uncle was an incredibly wealthy and successful print dealer. And Van Gogh had earlier in his life tried to become a dealer. Quindi questo discorso appunto no, della, anche di staccarsi dalla famiglia, perché evidentemente una famiglia che aveva cresciuto un ragazzo sperando che potesse affermarsi in un mondo in crescita e gli aveva offerto tutti gli strumenti, compreso lo studio. E la ricchezza di fondo ma eh, questo non aveva funzionato in alcun modo e Van Gogh addirittura puntava a scendere nella classe sociale per potersi avvicinare ai contadini quelli che riteneva davvero più puri e più umili questo è un autoritratto che difficilmente si vede in circolazione, che vi dà l'idea di un uomo eh, no, borghese sembra un altro Van Gogh, siamo ancora all'inizio del suo percorso un, molto bello, un autoritratto molto bello ma ehm, ci dà proprio l'idea di, una, di un, un altro mondo ecco eh, sì, l'altra cosa che vi volevo aggiungere appunto: d'altra parte, non dobbiamo dimenticarci che Van Gogh non riusciva in alcun modo, non avrebbe potuto in alcun modo eh, avere un contatto reale con il mondo, quindi diventare un uomo di successo, continuare nei suoi tentativi di diventare un mercante d'arte o seguendo la, la strada dello zio, appunto. Eh, quindi, davvero eh, diventa importante non dimenticarlo closely knit family environment a place in a sense where he belongs and that was true for a huge part of his life that he was wanting to always recreate the family that he felt estranged from and exiled from and i think van gogh's interest at this moment in being a peasant painter although it's different than what was going on in impressionism in paris was really allied to other post-impressionist artists like gauguin a desire to leave behind the city and its fashions and its perfume and its fanciness and Uh, allora, quindi, questo è un altro punto, secondo me molto importante: cioè, davvero, questo tentativo di distaccarsi, no? di andare in direzione della natura, della semplicità, del realismo, perché questa è la parola chiave da tenerci in mente. Per lui andava nella direzione dei contadini, in altri modi lo vedremo. Per Gauguin, ad esempio, uh, l'avrebbe portato sempre a avvicinarsi a un certo momento ai contadini, poi andarsene sempre più lontano, anche geograficamente. Ma per ritrovare qualcosa di più autentico e abbandonare, lasciarsi alle spalle. Qui lo vedete molto bene in questa, eh, no, in questa immagine, vedete molto bene quello che era appunto la Parigi mondana, qui ci parlano di profumi, eh, di, no, di raffinatezza, di lusso, qualcosa che non interessava minimamente né a Van Gogh né a Gauguin. You do something really authentic. So in that way, more allied with the work of say Corbet earlier in the century, an artist who shooed the polish and an elitism of the capital city and very self consciously painted his rural hometown. I think there was something artificial seeming Eh, ovviamente, il legame quindi è quindi davvero. Ecco, non è stata pronunciata la parola realismo, però ci viene presentato prima un dipinto di Millet di contadini e poi, appunto, Courbet con gli spaccapietre. Eh, questo Courbet che no, I want to shoot, cioè scacciare no, questa, la patinatura, questo mondo, questa superficie liscia, levigata eh, dei suoi tempi per avvicinarsi davvero alla, alla realtà. E questo invece che state vedendo in questo momento di eh, Boogaloo era uno dei quadri che normalmente venivano ai salon, questo appunto come vedete è esibito al salon di Parigi nel 1881, guardate come le caratteristiche siano totalmente differenti, era questo che il pubblico voleva vedere, è ammaliante se vogliamo ma totalmente fuori dal tempo. The paintings that were made for the art audience in Paris, the official exhibitions at the Salon. What's so interesting is Theo, the artist's brother, had offered to take one of Van Gogh's paintings and submit it to the Salon for him. And this was the painting that Van Gogh sent Theo for that. And yet, this is so in opposition to everything that was expected of a Salon painting. Well, can you imagine Theo's face when he opened the box that contained this painting? Salon. <laughs> Davvero, questo è un passaggio divertente, divertente se ci pensate, perché allora Van Gogh era orgogliosissimo. Adesso i, i due storici dell'altro ci leggeranno un passaggio della lettera che appunto Vincent scrive a Theo raccontandogli del lavoro che stava compiendo sui mangiatori di patate, ma è or orgoglioso, è contento di quello che ha fatto, del risultato che ha ottenuto e glielo manda sperando che lui possa farlo candidare al, possa candidarlo al successivo salon. Quando guardate questo, quelli che voi vedete appunto a destra, quello di Bougarou, era appunto il tipico quadro che piaceva e che veniva accolto dai salon. Uh, no, la canzone degli angeli, questa sorta di personaggio un po' fuori dal tempo, fuori dal mondo, un po' fantastici tra il religioso, il bucolico, l'aggraziato, uh, ovviamente al di fuori del tempo no, del 1880-81, a cui apparteneva. Mentre invece, eh, davvero guardate come quello di Van Gogh proponesse una visione. Totalmente diversa. Il, è, se, la, se la domanda che mi viene spesso rivolta è, è perché non ha avuto successo durante la sua vita, perché non è stato capito, perché l'hanno capito dopo, beh, guardate qui: la risposta credo che sia tutta qui. Eh, ai suoi giorni, quello che lui stava compiendo era uno scavare in questo caso nella terra proprio dalla pittura, e ovviamente era lontanissimo dagli ideali dell'epoca. Paintings, for the most part, had a sense of finish. They were carefully painted. There was an understanding of space and how to create an illusion of space. There was an understanding of the human body. And here, Van Gogh was struggling really with both of those things. Right. Van Gogh was much more interested in creating, as you said, a kind of authentic relationship between these figures and their environment. Here's what Van Gogh said about this painting in a letter to his brother Theo. He wrote, It would be wrong to give a painting of peasant life a conventional polish. If a peasant painting smells of bacon, smoke, potato steam, fine, that's not unhealthy. If a stable reeks of manure, all right, that's what a stable is all about. If a field has the smell of ripe corn or potatoes or of guano or manure, that's properly healthy, especially for city dwellers. Such pictures might prove helpful to them, but a painting of peasant life should not be perfumed. And this painting is not. No, and this idea of painting something healthy for city people, I think, is. Something that he has in common with Gauguin and other post-impressionist artists—the idea of righting the wrongs of the industrial modern world. Well, this idea that art has a kind of agency, has a kind of political agency, a kind of moral agency in the world, and that the world that the Paris art scene catered to was this upper-middle-class world that was stifling. But in this way, Van Gogh. shares quite a bit with everybody from Courbet through Manet and through the Impressionists, the avant-garde, here in the 19th century. Ok, quindi questo ultimo passaggio vorrei leggervi in realtà a parte della lettera in italiano. Van uh, um, Gogh scrive, vi leggo solo dei, degli estratti, «Benché il quadro finale sia stato dipinto in un tempo relativamente breve, per la maggior parte a memoria, mi ci è voluto un intero inverno trascorso dipingere studi di testa e mani per poterlo fare». E questo non ci testimonia di tentativi davvero faticosi. Scrive ancora: Ho cercato di sottolineare come questa gente che mangia patate al lume della lampada ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto. E quindi parlo di lavoro manuale e di come essi si siano onestamente guadagnati il cibo. Ho voluto rendere l'idea di, di, di un modo di vivere che è del tutto diverso dal nostro di gente civile. Quindi non sono per nulla convinto che debba piacere a tutti o che tutti lo ammirino subito. Beh, almeno di questo era consapevole. Um, dice ancora un contadino è più vero con i suoi abiti di fussagno tra i campi che quando va a messa la domenica con una sorta di abito da società analogamente ritengo sia errato dare a un quadro di contadini una sorta di superficie liscia e convenzionale questo polish che veniva utilizzato prima nel, non nel, nel testo in inglese um, se un quadro di contadini sa di pancetta fumo, vapori che si levano dalle patate bollenti, va bene, non è malsano. Se una stalla sa di concime, va bene, è giusto che tale sia l'odore di stalla. Se un campo sa di grano maturo, parlava di corne, quindi in realtà il mais, eh, patate, guano o concime, va benone, soprattutto per gente di città. Quadri del genere possono insegnare loro qualcosa, un quadro non deve necessariamente essere. Profumato, eh, qui viene fuori come loro sottolineavano appunto la volontà dell'artista di incidere nella società, avere un ruolo, avere un senso. L'arte aveva un ruolo, no? Loro parlavano di agency, no? Una sorta di eh, azione che potesse trasformare, cambiare. Scrive ancora: Dipingere la vita dei contadini è una cosa seria e mi sentirei colpevole se non cercassi di creare dei quadri che destino pensieri seri per chi pensa seriamente all'arte e alla vita. No, bisogna dipingere i contadini come uno di loro, che pensasse e sentisse come loro, perché non è colpa nostra se siamo così.